Vedo così brutta, perché tu sei ottimista di natura. Ma no, non si tratta di essere ottimisti, ma di vedere le cose nella loro realtà, come realmente sono. Ah, ma io sono miope. Oh, che macchietta che sei. Oh, professore. Ehi, buongiorno, come mai professore. Voi due siete ancora qui? Volevamo sapere dello sciopero. Sì. Beh, durerà 3 giorni, ve l'hanno detto, no? Certo che per me, che ho avuto questo incarico solo dall'altro ieri, è un bell'inizio, non c'è che dire. Lei che ne pensa? Come finirà? Con un aumento, spero. Che uomo affascinante, non trovi? È un demonio. Arrivederci, professore, grazie. Arrivederci. Buongiorno, professore. Ehi, aspettami. Brigati. Piero. Buongiorno, professore. Aspettami, Vengo. Che fai lì impalata? Dai, vieni via. Piano. Torniamo a casa insieme. No, figurati, mi tocca accettare la scorta di Francesco. Di Francesco? Se no non mi passa il compito di matematica. Ah, brava. Va bene, puoi andare. Grazie, professore. Beh, io vado. Buongiorno, professore. Buongiorno, ragazzi. Professore. E domattina mi fai copiare il compito di matematica. Se ti piace ti devi muovere. Come muovere? Sì, il professore, può essere l'occasione buona. Allora, ci provo. Ma sì, vai tranquilla. Ci vediamo domani. Poi mi racconti. Eccomi. Professore, me lo darebbe un passaggio? Ma sicuro. Grazie. Piacere. Belli? Di chi sono? Intendi il proprietario o l'autore? L'autore? Io. Ah, io in disegno faccio schifo. Però mi piacerebbe imparare. Non c'è mica bisogno di imparare. Tutti possono disegnare. Solo che alcuni se ne rendono conto e altri no. Sa che sono proprio belli, professore? Ah, sì? Sai, bisogna credere in quello che si fa. Cosa vuol dire, professore? Che io ci credo, non per dovere, ma per convinzione naturale. Intima, niente di costruito, di artificiale. Anche nei quadri che dipingo, nei disegni, è una questione di sentimenti. Se tira in ballo i sentimenti, allora c'è anche l'amore. Certo, anche l'amore. Soprattutto l'amore. Allora io farò scarabocchi per tutta la vita. Anche tu troverai la tua giusta combinazione di colori. Vedrai. You are 16, so fortunate. Venga! I was a boy and I was running to first. Venga a vedere! I preach to them the greatness of God, Philip the Zoverman. But alas, I flung away my stuff, I flung away my friend. The burning sun, the light of a God, the last of purity. But I could not. Io qui volevo fare la festa per il mio compleanno, ma la mamma non era d'accordo. But at last I flung away my stuff, I flung the old my friend, of a burning sun, of light of a God, the last of you. But I could not.
Buongiorno. Ma lei non ride mai. Come fa a sapere che non rido? Sarà la seconda volta che ci vediamo. Crede? È lei che non vede me. Ma io vedo sempre lei. Ah, mi fa piacere. E cosa fa, il guardone? No, no. Ieri aveva una vestaglia rossa. E il rosso le sta male. Vuol dire che chiederò il suo parere su come mi devo vestire. A sua disposizione, se avrò tempo. Sa, sono molto occupato. Beh, veda un po' quello che può fare. Io cercherò di sopravvivere allo shock. Non ne dubito. Forse sento il bisogno di sottovalutarmi. Di vestirmi male così, per contraddizione. 10-1 che porta il reggiseno. Finalmente. Le comunico che ha perso il gettone da 10.000. Non è quello di un adolescente, ma ha ancora una linea molto bella. Che cosa? Il suo seno. Lei è felice? Certo. Si vede. Lo dice come se fosse qualcosa di tremendo. Lo è, infatti. La felicità è una forma di sicurezza addormentata. Molto diversa dalla gioia. E in lei non c'è gioia. Anche se sono assolutamente sicuro che il seme c'è. Il seme? Quale seme? Della gioia.